Noi siamo in un periodo, chiamiamolo medioevo, ossia diciamo una specie di tagliola alla bocca, soprattutto da parte dei cittadini che da moltissimo tempo lottano e cercano di dire la loro, no? In questo caso con 1.400.000 firme per i due sì per l'acqua bene comune, consegnate il 19 luglio quando morì Borsellino, forse neanche un caso, in Cassazione, e adesso finalmente si spera che si arrivi a questi referendum. Ecco, si parla molto di par condicio, di limitazione, contraddittorio, ma se il sistema televisivo, giornalistico, vive di pubblicità che porta le persone a un sistema consumistico e soprattutto ha già una chiara posizione, cioè che vuole privatizzare determinati ambienti, come già avviene nelle stazioni, negli aeroporti, per strada, nelle scuole, nelle università. Ecco, finché non cambierà questo sistema pubblicitario, forse è proprio là il nocciolo. La libertà di informazione è limitata dal sistema pubblicitario attuale, che è un sistema che porta al consumo, alla produzione di rifiuti e quindi a un guadagno di determinate classi, e quindi non risolve un problema. È vero, ci sono questioni di assetto economico e sociale che gravano sull'informazione, in generale, che entrano negli interessi degli editori, della carta stampata e delle televisioni, gravano anche, ma qui c'entra di più la politica, sul modo in cui funziona il servizio pubblico. Questo è tutto vero. E tuttavia, in attesa che si apra la discussione su quegli assetti e sui valori che quegli assetti mettono in questione, io dico che oggi noi come giornalisti e giornaliste dobbiamo essere richiamati alle nostre responsabilità. Stiamo qui davanti alla vigilanza per dire alla vigilanza che deve fare alla svelta il regolamento sul referendum, che deve cessare l'ostruzionismo del centrodestra, che non è tollerabile in una democrazia senza aggettivi che ogni campagna elettorale ormai stia diventando un percorso a ostacoli in cui bisogna scendere in piazza semplicemente per chiedere che l'informazione venga fornita. Non è un caso che oggi, nella Giornata Mondiale per la Libertà di Informazione, la Federazione Europea dei Giornalisti abbia fatto un documento in cui esprime preoccupazione per un gruppo ristretto di paesi, il primo dei quali è l'Ungheria per la pessima legge sui media approvata qualche mese fa, e il secondo è l'Italia per le situazioni che qui oggi stiamo lamentando, tra l'altro. E c'è da chiedere le regole alla vigilanza, c'è da far appello ai nostri colleghi e colleghe, perché anche in assenza di queste regole l'informazione si può fare. Magari pensiamo a tirar via dai telegiornali qualche servizio, che so, sui temi più frivoli, di solito quei servizi che riempiono l'ultima parte dei telegiornali, e informiamo su vicende che sono, queste sì, di interesse comune, perché riguardano la vita di tutti i giorni, il tipo di energia che scegliamo, il tipo di acqua che vogliamo bere, il funzionamento dei servizi pubblici, gli interessi privati, anche dell'editoria, che gravano su questi settori, dell'energia, dell'acqua. Questi sono temi di interesse pubblico. Siamo qui non perché come giornalisti noi si debba fare la campagna per i sì. Ciascun giornalista, come privato cittadino, ha le sue opinioni e ne tirerà le conseguenze quando si voterà a metà giugno. Il punto, da giornalisti, come giornalisti tutti, da rivendicare è dare informazioni. Non è tollerabile che si arrivi al voto con una forma assai concreta, efficace, pesante di bavaglio. Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio ha detto che non è accettabile andare al voto sulla base, sulla scia dell'emozione suscitata dal disastro nucleare di Fukushima. A parte il fatto che quando nel 2008 si andò a votare sulla scia dell'emozione provocata dai cumuli di immondizia nelle strade di Napoli, non ricordo di aver sentito il Presidente del Consiglio lamentarsene. Ma comunque, ammesso e non concesso che l'emozione non debba essere l'unico ingrediente del voto, c'è un rimedio: si diano razionali, abbondanti informazioni, si diano notizie. Se il timore è quello di un voto emozionale, si facciano inchieste, approfondimenti sul modo in cui funziona il nucleare, rischi e benefici, vantaggi e svantaggi, lo stesso sull'acqua, acqua privata, acqua pubblica, si confrontino le esperienze italiane e internazionali. Che problema c'è? Noi come giornalisti non dobbiamo fare i militanti di questo o quel partito, di questo o quello schieramento in tema di referendum, dobbiamo essere militanti di una sola cosa, del diritto dei cittadini a sapere, che è anche poi il nostro dovere di informare. Parlava praticamente, secondo me, ma secondo molte persone, il problema è proprio nella pubblicità.
quindi che genera questo sistema, perché se viene pubblicizzata una bottiglia di plastica, la bottiglia di plastica crea un rifiuto, se deve costruire un inceneritore, perché a Roma ad esempio non ci sono centri ecologici di riciclo puntuali. Giustissimo. Quindi questo è un anche sistema. Anche questo dovrebbe essere... È come il sistema dell'emergenza, è come il supermercato sostituisce al mercato rionale. È giustissimo, dovrebbero essere anche ci questi sono 30... temi della campagna. Il servizio pubblico dovrebbe essere... Parlo del servizio pubblico perché in teoria dovrebbe essere lo spazio più libero, siccome vive non solo dipendendo dalla pubblicità, ma per metà almeno dal canone, dovrebbe essere il luogo nel quale quello che lei sta dicendo fosse oggetto di qualche trasmissione, nel senso che si parla dei referendum sull'acqua pubblica, per caso coloro che producono acqua, che vendono acqua privatamente, sono contrari all'acqua del sindaco, come si chiama, e quanto pesano questi interessi anche nelle scelte dei grandi network televisivi? Sono domande che in un servizio pubblico degno di questo nome dovrebbero essere oggetto di approfondimento. Anche perché noi siamo l'Europa, al fine 30, il 30 di marzo ha approvato la lista delle acque europee. In Italia ce ne sono 340, se lei lo cerca, non so se l'avete visto, via dicendo, sono 98 pagine. Quindi l'acqua viene messa dentro delle bottiglie, trasportata su gomma, arriva a casa, viene bevuta in un minuto, va a finire in discarica. Sono temi che meriterebbero. Siamo a Roma, che è la discarica dei Cerroni, che è in privata la discarica più grande d'Europa. Io diciamo un po' le domande, il servizio pubblico se le deve incominciare a fare, ma si capisce perché non se le fa. La pubblicità è gestita da Publitalia. Condividiamo questa domanda. Il servizio pubblico si legittima, è legittima la definizione di servizio pubblico se è anche il luogo in cui si dibattono questi temi. È importante dare spazio, no? A tutte le varie persone che. Cittadini e cittadini accogliono. Speriamo che qualche telecamera del servizio pubblico, e non questa, arrivi. Il sindacato dei giornalisti non decide della allocazione delle telecamere, non decide dell'utilizzo delle truppe.